Benvenuti amici di Mobile OS, quest'oggi stiamo provando il Nokia 3 SurTag in accoppiata diciamo con il Nokia Lumia 630. Basta infatti andare a scaricare l'applicazione Nokia 3 SurTag sullo store, poi si va ad aprire e si può andare a collegare qui sul 3 SurTag qualsiasi oggetto, delle chiavi o qualsiasi altra cosa che noi vogliamo andare a ritrovare. Che succede? Quando noi accendiamo il dispositivo, vedete, fa questo beep, il 3 SurTag premendo su questo bottoncino, si apre praticamente l'applicazione e quindi si mi dice connesso. Che succede? Che ora io vado a usare il telefono, magari lo blocco, poi lo riapro, faccio quello che mi pare, però quando questo dispositivo esce fuori dal range di comunicazione con il telefono, in questo caso lo vado a simulare spegnendo il dispositivo, cosa succede? Che il Nokia mi avvisa, ora è spento, ho fatto il beep, e il Nokia mi avvisa e mi dice, vedete, hai lasciato indietro 3 SurTag? Se io vado in queste notifiche e ci vado a cliccare sopra, mi apre il fatto che non è connesso e mi chiede se voglio aprire la mappa per sapere dove ho lasciato il 3 SurTag e l'oggetto al quale era associato l'ultima volta, quando fino a che lui ha avuto la comunicazione. Quindi questo è il funzionamento di 3 SurTag, una cosa carina, interessante, non so fino a quanto utile, ma comunque sicuramente interessante. Chi la vuole provare e ne troverà un'utilità, magari con le chiavi può avere anche un suo perché. Direi quindi che è tutto per questa prova in diciamo particolare, ci vediamo alla prossima sempre su mobileos.it. Ciao! Benvenuti amici di Mobile OS, quest'oggi stiamo provando il Nokia 3 SurTag in accoppiata diciamo con il Nokia Lumia 630. Basta infatti andare a scaricare l'applicazione Nokia 3 SurTag sullo store, poi si va ad aprire e si può andare a collegare qui sul 3 SurTag qualsiasi oggetto, delle chiavi o qualsiasi altra cosa che noi vogliamo andare a ritrovare. Che succede? Quando noi accendiamo il dispositivo, vedete, fa questo beep, il 3 SurTag premendo su questo bottoncino, si apre praticamente l'applicazione e quindi si mi dice connesso. Che succede? Che ora io vado a usare il telefono, magari lo blocco, poi lo riapro, faccio quello che mi pare, però quando questo dispositivo esce fuori dal range di comunicazione con il telefono, in questo caso lo vado a simulare spegnendo il dispositivo, cosa succede? Che il Nokia mi avvisa, ora è spento, ho fatto il beep, e il Nokia mi avvisa e mi dice, vedete, hai lasciato indietro 3 SurTag? Se io vado in queste notifiche e ci vado a cliccare sopra, mi apre il fatto che non è connesso e mi chiede se voglio aprire la mappa per sapere dove ho lasciato il 3 SurTag e l'oggetto al quale era associato l'ultima volta, quando fino a che lui ha avuto la comunicazione. Quindi questo è il funzionamento di 3 SurTag, una cosa carina, interessante, non so fino a quanto utile, ma comunque sicuramente interessante. Chi la vuole provare e ne troverà un'utilità, magari con le chiavi può avere anche un suo perché. Direi quindi che è tutto per questa prova in diciamo particolare, ci vediamo alla prossima sempre su mobileos.it. Ciao!